particolare per me, il 2015 ci sarà un anno di quelli che determineranno un prima e un dopo. E come ho detto prima, tutti quei momenti ho sempre scritto delle canzoni. E quest'anno invece, il 2015, no, non ho scritto niente, non ho cantato, mi sono fermata completamente e se la devo dire tutta non ho neanche ascoltato tanta musica. E ho avuto come il bisogno di fare un po' silenzio intorno a me, mettere tante cose dentro la valigia dei ricordi importanti e svuotare, togliere tante cose vecchie che affollavano la mia vita, perché quel silenzio in realtà faceva un casino incredibile. E allora ho messo tutto lì nella valigia da ricordi importanti e ho riscoperto il senso del tempo, il tempo dell'attesa. Ho capito che per certe cose non si può andare veloci, questo è il momento della velocità. Oggi se io per prima, se non si apre una pagina internet per il giro di 3 secondi, mi innervosisco, ecco. Quindi tutto è usa e getta e tutto è velocità. Invece ci sono cose per cui non si può andare veloci, come sono per esempio i rapporti umani. E ci è voluto tempo per imparare a cantare, non si finisce mai. Per imparare a suonare uno strumento, ci è voluto tempo per avere tutti questi musicisti e meritarli qui dietro di me a suonare per me. Ci è voluto tempo per costruire un rapporto di fiducia e di stima con il mio produttore che c'è dall'inizio, da più di 10 anni, Carlo Amarello. Dall'inizio anche Riccardo Di Tanza, che è qui stasera, e ci è voluto tempo anche per dedicare, appunto, da dedicare alle persone importanti come Gianluca, che è qui stasera. Per portare voi tutti qui stasera, ci ho messo, non lo so, la prima volta che ho cantato qui era il 2009, sono passati 7 anni, ci ho messo 7 anni per avervi tutti qui. Ieri e oggi. E poi e ci ho messo 9 mesi e forse non basterà una vita per imparare ad essere una buona mamma. Allora un brano l'avevo già scritto in realtà e quindi non l'ho dovuto scrivere di nuovo. È un brano che si chiama Tutto il rumore del mondo e parla proprio del tempo.